Uomini e donne oggi, lite in studio tra Gemma, Marco e Giorgio. Oggi uomini e donne, trono over, Marco e Giorgio attaccano Gemma. Torna il trono over con una nuova e ricca puntata. Come di consueto, si parte da un video di Gemma che si sfoga con la redazione a causa di ciò che è accaduto in studio nella scorsa registrazione. La dama di Torino si lamenta di chi l'attacca, tra cui anche Marco e Giorgio. Firpo viene addirittura definito una brutta persona. Inoltre, parla delle sue nuove conoscenze, ovvero Guido e Riccardo. Per quest'ultimo non ha proprio belle parole. La Galgani crede che il cavaliere sia concentrato un po' troppo su se stesso. Sul medico niente di brutto da dire, anzi tutto il contrario. Coloro che sono stati presi in causa non hanno potuto far altro che replicare alle parole della signora. Alla fine, in studio, scoppia una lite tra Gemma, Marco e Giorgio. I due cavalieri del parterre maschile non si tengono niente e attaccano pesantemente la loro ex. Intanto, Gianni Sperti si intromette, dichiarando che secondo lui la Galgani è ancora innamorata di Manetti. Subito dopo, vengono mandate in onda le esterne con Guido e Riccardo. Con il primo si va a cena, lui la tranquillizza sulla grande differenza di età e poi si baciano a stampo. Oggi, l'uomo conferma di essere stato molto bene e di vedere in Gemma una donna di spessore. Anche con Riccardo è andata a cena e sono stati davvero bene, tant'è che anche con lui è scattato il bacio. In studio arrivano tante critiche, ma lei è decisa a continuare la conoscenza con entrambi. Uomini e donne, discussione tra Anna Maria e Vincenzo. Anna Maria e Vincenzo si sono detti addio nella scorsa puntata di Uomini e Donne, ma oggi si torna a parlare nuovamente di loro. La dama vuole però tornare sulla vicenda per chiarire alcune cose. La signora dichiara di non essere un alcolista e rivela anche che il cavaliere è, per i suoi gusti, un po' troppo tirchio. A quanto pare, la donna dà ragione a Tina.